quarto. E da quello che ho capito, Teo si è svegliato un'oretta prima, ha fatto il pane. Esatto, prima questo. Mamma e papà. Adesso ci mettiamo le scarpe, tutti i giubbotti, borsello e usciamo. Sono le 8:40. Però ci sta perché lei è fino alle 9 all'ingresso, quindi cioè, non siamo in ritardo, anche se io la porto sempre per le 8:30. Però con lui sei sempre in ritardo, per il momento. Sa come mai? Sì, guarda, ci abbiamo aspettato a te adesso. Eravamo già pronti. Eccomi qua, ci sono anch'io qua. Allora, stiamo andando all'asilo. Fuori c'erano le pecore che pascolavano. Qua c'è una ragazza audace alla guida. Sì. Che è concentratissima. E qua c'è la mia principessa. No, così. Allora, dicevamo, la mia audace alla guida e la mia principessa. Ciao amore. Bacino la mamma. Via bacino Sele. Grazie. Ciao ciao. Siamo tornati a casa e il tempo è bruttissimo, comunque proprio coperto. E allora facciamo colazione e poi usciamo di nuovo che dobbiamo andare al caffè a sbrigare delle robe per Teo. Io qua con me, non vi ho ancora salutati comunque. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi è giovedì. Che giorno è? 24. 24. È uggioso, piove. E niente, io mi devo scusare con voi che sono praticamente sparita, ma vi giuro che ne sono successe una dietro l'altra e non me la sentivo di registrare, essere positiva, super happy, e poi dopo in realtà stavo male, quindi avrei dovuto proprio recitare. Non mi va di mostrarmi in un modo quando in realtà sono l'opposto. Vorrei che la realtà sia il più simile a quello che poi io porto su YouTube, perché alla fine condivido la mia vita e non mi va di essere falsa con me stessa e con voi, quindi ho preferito piuttosto chiudere per un periodo, per un momento, e poi dopo tornare. E ancora adesso non vi nego che le cose non stanno andando bene, non vanno bene, e ieri è successa una cosa che mi ha toccata molto, e magari più avanti, quando avrò modo, ve lo dirò. E basta. Comunque mi mancava registrare e approfitto del fatto che c'è anche Teo qua a casa con me, che è qui. Un pochettino mi motiva, perché se sono da sola a casa non ho proprio neanche ragione in realtà per registrare, quindi invece oggi comunque usciamo, facciamo cose, mi distraggo e ho detto ma sì dai, porto i miei amici di YouTube con me. Abbiamo portato Selena all'asilo e tra un attimo facciamo colazione, metto il telefono sotto carica perché è scarico e andiamo a Liberal, che dobbiamo fare non la spesa, in realtà dobbiamo comprare delle cosine che mi sono dimenticata quando siamo andata a fare la spesa. Oltretutto su TikTok ho messo lo svuota spesa, se vi interessa potete andare a vederlo. E dobbiamo prendere appunto delle cose tipo il cacao, il latte, il sale, la trevisana, perché pomeriggio vengono qua a casa i miei suoceri perché ci sarà la festa dei nonni e la festa dell'autunno all'asilo, e stasera si fermerà la cena.
Dobbiamo fare il risotto con la trevisana. Basta, vediamo un po' come va questa giornata. Io vi porto con me. Allora, si è fatto un portadino perché sono le 10:30. Comunque io mi sono fatto un po' la piastra e mi sono anche truccata, più o meno, per modo di dire. Adesso stiamo andando per Teo a fare i congedi al CAF. Eccoci. CAF, questo qua. Come se c'è posto? Qua non c'è posto. Teo è entrato adesso, cioè sono entrato da un po', non so quanto tempo ci metterà, spero poco, e basta, aspettiamo. 11:40, abbiamo finito. L'esito è stato che le leggi le cambiano 820 volte all'anno. Boh. Siamo arrivati da Iperal, adesso devo lasciare il mio curriculum. Lo lascio qua dentro, da lasciare poi a un'altra società. Questo andrà tutto in porto, vi parlerò anche di questa cosa. Prendiamo un po' di banane, poi abbiamo preso questo qua per la sele. Il puzzle lo prendiamo perché l'altra volta... Sì. Che siamo venuti a fare la spesa, c'era anche Selena e l'aveva visto e lo voleva, soltanto che avevamo già pagato in cassa tutto quanto, avremmo dovuto prenderlo, rifare la fila e non avevamo voglia, e in più mi hanno detto vabbè, dalla prossima volta che veniamo lo prendiamo e gli facciamo la sorpresa. Io cosa ho? Almeno uno basta. Basta? Mezzo chilo. Ah sì, vabbè, andiamo cacao. Sale di mare. Questo qua sta finendo. Dai, mettiamo dentro. Piove, piove, piove. Comunque siamo arrivati a casa, ho guidato io perché non ho preso niente. Non ho voglia di mangiare nulla, zero. Ho detto che fa una frittata, ma io ho lo stomaco completamente chiuso. Allora, a lui mi lascio la cucina e gli lascio tutto. Io mi voglio dedicare alla muffa che c'è in bagno, perché purtroppo ci sta facendo un po' di muffa. L'umidità in bagno è assicurata e garantita, guardate, tutto lì. E niente, ho uno spruzzino del Diace che però è finito. Quindi ci metto dentro la candeggina che ho comprato l'altro giorno, che però non so come l'ho comprato perché c'è scritto candeggina densa attiva, così. Se poi non ho idea che cosa significa, io ci provo. Uso questo qua, che è praticamente finito, e la spruzzo sopra. Mi manca da fare qua e questa strisciata di qua, però adesso ho detto a Teo che è pronto da mangiare, quindi vado a mangiare. Ti ho fatto la frittata con le cipolle, un po' di formaggi misti e i bibanesi, questi qua sono troppo buoni, vi giuro, sono la vita. Alla fine mi sono messa a lavare il bagno, sto finendo di fare con lo straccio per terra, ho fatto i sanitari, ho fatto il lavandino, ho fatto lo specchio, la muffa è venuta via completamente. Ma perché l'hai già finita? No, ne abbiamo ancora, ma sicuramente ci finisce. Sono le 3:10, sono arrivati i miei suoceri, come avete visto, siamo appena arrivati all'asilo e non lo so cosa riprenderò dentro l'asilo perché... giustamente ci sono tantissimi bambini, se riesco vi prendo qualcosa, se no no. A dopo.
sorpresa. Noi non capiamo mai niente comunque, vabbè. Era la festa dei nonni. Solo i nonni, cioè, l'anno scorso c'erano sia i nonni che i genitori, quest'anno invece solo nonni. Quindi stiamo tornando a casa, avevano fatto anche le caldarroste. Niente. Scusa, sto punto... Niente caldarroste per noi. Comunque mio suocero, ma stamattina ero deciso se prendere le caldarroste. Allora l'ho guardato, ti trovi nel posto giusto, al momento giusto. Andiamo a casa e sistemiamo tavolo, le sedie e tutto quanto per la cena. Una lavatrice di Serena. Perline profumate. Voi le utilizzate per fare il bucato? Io da quando le ho provate non ne posso fare a meno. Vi giuro, infatti sono andata a fare la spesa e ne ho prese due. Perché sono diventata dipendente da queste perline profumate. Buonissime. Strabuone. Poi, dato che è il bucato della Poppy, utilizzo questo qua. Devo lavare le vaschette della lavatrice. E l'ammorbidente. Molto buono anche questo. Ma io dove l'ho messo il detersivo? Oh, ho messo il detersivo nella vaschetta dell'ammorbidente. Perché sono così scema. E adesso metto questo nella vaschetta del detersivo. Tanto alla fine, voglio dire, cosa cambia? Niente. Qualcosa cambierà in realtà, perché se va bene. Comunque ogni volta che i miei suoceri ci vengono a trovare ci spesano della colazione, letteralmente, ci fanno il pieno di biscotti, c'è altra roba. Ho realizzato adesso che questo qua è il vitello tonnato di mio suocero. Oh, adoro. Apriamo questi biscotti, che non so quali siano, perché... non li ho mai mangiati questi qua. Ah, guarda che sono sfusi questi. Sono sfusi. Sono così. Ah, eh sì, ormai li fanno... a pacchettini. E poi hanno preso anche questi cioccolatini. Sono di Halloween. Io ho già organizzato lì. Allora. Allora. Stiamo preparando il prodotto e ho andato un attimo fuori a prendere le patate e le cipolle che le teniamo nel ripostiglio. Stiamo preparando il prodotto perché stasera appunto dobbiamo fare il risotto con la Trevisana. Qua c'è il brodino che si sta facendo per bene. E qua dalla festa ci hanno portato un po' di castagne. Me le sono mangiate tutte io praticamente. Io le amo le castagne. Ecco qua. No, pensavo che erano gli interruttori. Che... Selena. C'è un regalo per la Sassa. È un regalo per te. Grazie. Vuoi aprire insieme al nonno? Che cos'è? Cos'è, amore? Questo. Chi è, amore? E chi c'è qua? Chi è, amore? Minnie. Nonno. Minnie. E poi chi c'è? Ok. Chi c'è qui? Vediamo chi è questo. Mettilo, mettilo. Vai, mettilo tu, Sele. Mettilo, metti questo, dai. Così, Selena. Oh, le lagnette. Vabbè, lo metto in nonno. No, poi ti mangio una lega. Che bello, Sele. Wow. È bellissimo. Ma è bellissimo. È più bello ancora della foto, eh. Eh sì. Grazie, amore. Hai fatto tu, amore. Insieme. No, guarda, c'è Mini. Bellissimo. C'è Topolino. C'è Pluto,
c'è il lettino di aroma di limone. La focaccia del Matteuccio. Oddio, io non me ne faccio più niente, però. Guardate qua che bella. No, ma la domanda era questa. Siamo qua, ciao a tutti, noi adesso facciamo la nanna. È andata? Bene, ti do una mano. Allora, io ho anche lavato qua per terra il pavimento, questo è quando vi dico che sono un po' maniaca del pulito. Però ho fatto bene perché ho buttato via l'acqua ed era letteralmente nera e ho fatto solo questo pezzo. Di qua invece Teo ha spazzato tutto, ha smontato il tavolo, però sono stanco onestamente, sono 10:30, mi devo ancora struccare, lavare tutto, quindi ci penso a lavare domani e basta. Teo si sta guardando questa serie turca. E basta, vado a lavarmi. Mi sono vestita, profumata, tutto quanto. Mi sono incremata, struccata. Ho degli occhi stanchissimi. Comunque avete presente la lavatrice che mi ha fatto partire stamattina? Era pomeriggio, non mi ricordo. Comunque la devo stendere. È lì, bella pronta. Voglia zero. Dopo 1000 anni ho fatto. Allora amici, non è la stessa sera, è la sera dopo, mi sono dimenticata di chiudere il video, lo faccio subito, se no questo video lunedì non esce. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di compagnia e di intrattenimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti per farmi sapere che mi sostenete. Io vi lascio un bacio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!